venire verso di noi se ti va. Io ho in mano uno strumento che emette una luce. Se ti avvicini alla mia mano, forse fa una luce e un suono. Prova ad avvicinarti a me, se ti va. Però mi piacerebbe tanto parlare con te, chiunque tu sia. Chiunque tu sia. Chiunque tu sia. C'è qualcuno? C'è qualcuno in questo luogo che voglia comunicare con noi? Tu senti qualcosa, Lida? Intanto sento un sottofondo bassissimo, bassissimo. Questo è anche direzionale. Vuoi fare un rumore per noi? Un colpo sulla porta? Riesci a fare nuovamente rumore per noi? Facciamo fare il telefono? Sì, da quant'è che stiamo andando? 25 minuti, 30. Sì. Sì, mezz'ora. Ok. Stop. Sei qui con noi? Sei qui, da qualche parte? Vediamo di qua. Ti sono dietro, Fabio, eh? Sì, sì, occhio di vicino. Ci sono qui al centro del corridoio, che non si va più. Non possiamo, attraverso queste stanze sono solo una grande. Quello si è acceso, Fabio. Ah, no, è il riflesso del laser. Del laser. Sei qui? Sei nascosto in questa stanza? Occhio che c'è il sensore. Sei qui? Sei nascosto in questa stanza? Sei qui? Sei nascosto in questa stanza?
occhio che c'è il sensore. Prova a spingerne uno. Io come l'impressione che quella blu si stia muovendo vagamente, Fabio. Vuoi che entri in stanza, fra? Ah no, siamo stati dove sono. Poi tiri il bastone. E questo che il lavoro è fondamentalmente. Anzi, la posso... mossa mi sembra che si sia un po' mossa. Può che essere. Abbia ondeggiato. Può essere anche che io toccando il parquet. Sì, lì... E ha ondeggiato anche l'altro. Però questo potrebbe anche essere stato per via dei passi, perché essendo un pavimento in legno. Puoi lanciarmi una di queste palline. Qui c'era una bambina piccola, molto bella, una bambina, cos'era, 9 anni. Immagino che adesso ti sentirai un po' solo. Ti disturba la luce? Comunque anche io ho notato prima quella pallina. Non vuoi dire proprio quella rossa. C'è qualcuno in questo luogo che desideri comunicare con noi. Puoi fare un rumore di qualunque tipo. Hai sentito qualcosa, Lido? Sì, ma molto... di sottofondo, molto basso. È sempre comunque un vero set di bambino, non di adulto. Il sospiro era vostro. Sospiro era vostro. C'è qualcuno
in questa casa che abbia voglia di parlare con noi? Puoi venire qui nella stanza insieme a noi. Potremmo sentirti. Nessuno ha fatto tutto. L'ho sentito anch'io. L'ho sentito anch'io. Passettine. Sì? Sembra molto piccolo. Sì. Puoi venire qui nella stanza, insieme a noi. Potremmo sentirti. Nessuno ha fatto... L'ho sentito anch'io. L'ho sentito anch'io. Passettini. Sì? Sentiamo che sei in casa. Questa resta di qua, Fabio, la teniamo qua. Torniamo nella stanza di là. Vuoi tenere quella fissa lì, mettiamo il tablet. Ok. Il registratore di là intanto sta andando? Sì. Perfetto. Anche il tablet l'ho spostato. Dalla sala siamo tornati, siamo venuti nella camera della bambina, quella che era la camera della bambina, che è felicemente che viva e abita in un'altra casa. E stiamo tornando nella sala, perché abbiamo sentito effettivamente tutti e tre dei rumori provenire dall'altra parte. Ore 5 di mattina, come potete vedere dalla faccia, siamo ancora nell'appartamento sopra. All'appartamento di Giorgio e tenteremo con l'ultimo esperimento di questa indagine, ovvero tenteremo di replicare quello che abbiamo fatto prima con Giorgio, ovvero la metavisione con l'incenso. Intanto nel resto dell'appartamento, comunque o in parte di esso, le strumentazioni stanno continuando a registrare audio e video e vi faremo sapere. Cominciamo. Qualcuno che vuole apparire.
Ci stiamo avvicinando alle 6 del mattino, direi che è ora di tirare su baracca e burattini. Direi che abbiamo recuperato abbastanza materiale. Per i prossimi anni. Ci vuole veramente tantissimo per analizzare tutto questo materiale. Ringraziamo Ida che ci ha dato, oltre ad averci fatto compagnia, ci ha dato la possibilità di svolgere questa indagine. Ringraziamo il nostro ospite Giorgio che ci ha permesso di passare la notte qui e fare i nostri rilevamenti. Speriamo di aver ottenuto veramente qualche riscontro buono, ma io penso di sì, solo per le foto che ho potuto vedere a casa di Giorgio. Anche gli audio, Fabio, abbiamo trovato qualcosa di interessante per le mostre, non solo quello che ha Molto sentito. leggeri, ma Ah, amplificati si sente tutto. diciamo che l'intero stabile è molto 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 interessante. Speriamo di avere dei riscontri concreti da potervi mostrare. Non ci resta che raccogliere il materiale sparso per la casa, sperando di non dimenticare nulla, e andare a tirare Giorgio sul balletto. Sarà crearsi un po'. Esatto, sarà una levataccia anche per lui. Un saluto a tutti dal gruppo di ricerca IENA, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate tutte le solite cose che non vi sto a ripetere, al prossimo video.